tutti, puntata di Onorato di lunedì 23, no, che cazzo sto dicendo, magari 20, sono proprio stupido, cioè prima di partire mi sono detto che giorno è oggi, mi sono detto oggi è il 21, adesso sono partito, cosa ho detto, 23, così, sparato a cazzo, vabbè, comunque 21 giugno, lunedì 21 giugno. Bene, siamo una puntata concentrata, cioè nel senso che ci sa cose da dirsi, ce ne sono, ma devo essere abbastanza breve e conciso, no, no, come disse un parlamentare, non mi ricordo quale, disse sarò breve e circonciso. No, circonciso no, coinciso sì, ecco, circonciso no, e non ci tengo particolarmente a essere circonciso. Bene, prima di partire con la puntata vera e propria, voi cosa dovete fare? Iscrivervi al canale, per cui sotto c'è il pulsante, cliccate lì, iscrivetevi, attivate la campanellina e sotto in descrizione troverete il link dove seguirmi in ogni dove. Bene, si muore di caldo. Ah, oltretutto, oltre a morire di caldo, spero per voi di no, spero per voi a differenza mia non moriate di caldo in questo momento. E cosa dovete fare importante in descrizione, oltre a cliccare sul link, quello famoso, insomma, dove potermi seguire in ogni dove, ma dovete dovete trovare il link, un altro link in descrizione che è molto importante, quello dove poter versare anche solo un euro, se ne avete di più va benissimo uguale, anzi va molto meglio, diciamo che comunque già da un euro c'è qualcosa a favore del sito dell'Istituto Cinematografico Fornaci. Diciamo che il termine ultimo, ci sarebbe un termine ultimo ed è 14 o 13 di agosto, mi pare più 14, cioè il giorno in cui siamo nati come istituto, praticamente quando abbiamo iniziato a fare a girare Terra Bruciata. E, però in realtà è aperto, insomma, cioè nel senso che se anche il 15, oh cazzo, non ho versato un euro, fa bene, cioè nel senso potete, insomma, ecco, per cui sappiate che io vi romperò da qui all'eternità con questa raccolta. Bene, gli stavo per dire, a parte il fatto che è un caldo pazzesco, la giornata di ieri in buona sostanza è passata interamente, direi, in quelli diciamo del Polesine, ma proprio molto a confine con l'Emilia Romagna, diciamo per molto poco non abbiamo sconfinato e quindi insomma, ecco, sono stato lì, insomma, sostanzialmente dai parenti della mia compagna, che sono originari di quelle zone, e quindi cos'era, e sono andato lì, ma zia mia compagna ha detto sito, e sono andato insomma lì con la mia compagna, siamo stati lì praticamente tutto il giorno. E, oltre al fatto che praticamente ieri, diciamo che in questi giorni, col fatto che stanno facendo i lavori, tutte sostanzialmente sono tutte robe, diciamo, che purtroppo sono dovute morire 40 persone, non mi ricordo esattamente il numero preciso, e quelli insomma sul il mai famigerato Ponte Morandi, cioè praticamente
da quello si sono accorto, cazzo, ma in Italia abbiamo anche queste cose, si chiamano ponti. Ecco, oltre a costruirli, forse ogni tanto bisognerà fare manutenzione, forse, perché se no sai com'è, vengono giù, ecco, non sono eterni. Ecco, si sono accorti che i ponti non sono eterni, ecco, perché anche credo i ponti romani, tra parentesi, comunque se non si fa manutenzione vengono giù, cioè vi do sta notizia, ecco, non c'è niente di eterno in questo mondo, non c'è un cazzo, niente è eterno, per cui insomma morale della favola, insomma, adesso stanno sistemando, forse, spero, credo, o facendo finta, non lo so bene qual è la cosa giusta, i ponti sulla Romea, cioè la Romea ovviamente è stata la statale che collega Ravenna, se non vado errato, mi pare Ravenna, con Mestre. In buona sostanza è quella che poi dopo diciamo che in tutti i modi vogliono cercare di rendere autostrada, tra parentesi, in questo periodo è un po' venuta a meno questa cosa dell'autostrada, della Mestre Civitavecchia o Mestre Terni Mestre Orte, anzi, o Orte Mestre, non so come volete, proprio Orte, Orte, giusto, manco cito vecchia. E quindi, insomma, vabbè, quindi sembrerebbe, insomma, che sia andato un po' a morire questa cosa di questa autostrada, però insomma sta di fatto che ci sono dei ponti su una Romea, e quindi insomma sono questi cantieri ovviamente che comportano un gran casino, soprattutto nella zona di Chioggia, perché comunque c'è, diciamo, sopra, diciamo, normalmente c'è casino, e che comunque la Romea, diciamo, che è una strada abbastanza trafficata, abbastanza parecchio, perché comunque quella strada che sostanzialmente dalla zona, ecco, per appunto di Mestre, ti consente di arrivare in Romagna senza pagare il pedaggio, ecco perché vogliono tramutarla in autostrada, ecco perché vorrebbero farla diventare autostrada, che fa schifo che insomma c'è la gente che già spende le tasse per mantenere le strade, ecco, che spende solo le tasse, ecco, mi piace anche intascare altri soldi, maledetti, e quindi insomma adesso si sono accorti che ci sono sti ponti, e quindi bene fare manutenzione o far finta di fare manutenzione, perché la manutenzione abbiamo fatto, sono venuti giù così per segno del destino, e quindi vabbè, quindi soprattutto, diciamo, normalmente c'è casino, perché stavo per dire, comunque è una strada molto trafficata, e in questo periodo ancora peggio, perché oltre al traffico, diciamo, normale, nonostante comunque siamo ancora a livelli, secondo me, molto al di sotto di quelli pre Pippo Virus, e però e comunque, diciamo, a questo sì, come si somma il fatto che comunque
zona di Chioggia, cioè sottomarina, quindi zona balneare, zona di Rosolina, ci sono altre zone balneare. Diciamo che come Jesolo, il Cavallino, faccio un po' di pause perché non capisco. Però io volevo andare avanti con tranquillo queste cose. Volevo farmi il pezzolino. Poi intanto sentite questa musichetta sotto che è bellissima. Sostanzialmente ho bloccato senza bloccare la registrazione, quindi tada, ho cambiato stanza e stavo dicendo, ho chiuso anche la porta così almeno sicuro che sia qui in questa cioè tanto chi è questa persona, la mia compagna, sì, è la zia della mia compagna che sta lì là. L'unico problema è che sono ancora più vicino qui, quindi dovrò parlare ancora più piano. E insomma stavo dicendo praticamente, tra parentesi, qua fa un caldo pazzesco e praticamente qua, diciamo come Jesolo e il Cavallino sono sostanzialmente diciamo la spiaggia del nord Europa, anzi della zona diciamo germanofona. E diciamo che sottomarina il Lido di Venezia, diciamo il mare dei veneziani, e il Lido e sì, ciao, e sottomarina e Rosolina, diciamo quelli un po' più che Jesolo faccia schifo ai veneti assolutamente, però diciamo che la buona maggioranza dei veneti vanno più magari a zone, ecco, di Padova e Rovigo, magari vanno lì, insomma, in quella zona, oppure le spiagge poche, non è che ci sono tantissime, oltre a qualche spiaggia per appunto del Polesine. Però insomma, ecco, chi passa anche da Padova passa da lì. E quindi insomma, diciamo che ecco, si accumula un po' di casino.
E quindi insomma ieri ci siamo fatti un po' di coda, ma fortunatamente non tantissima, e dopo al ritorno, e allungando però un po', siamo passati un po' più dentro, diciamo, abbiamo un po' deviato, diciamo, schivato la Romea, e, tranne insomma, cioè il pezzo caldo, il pezzo dove stanno facendo più i lavori, dove stanno facendo i lavori, punto. e quindi insomma, beh, quindi diciamo che cioè siamo, diciamo che sono andati così. Quindi in morale della favola, ieri sono arrivato che era, non era proprio presto, erano intorno alle 10, poi per di più si è accumulato pure un'altra cosa, che dovrebbe andare in onda in premiere oggi pomeriggio, e altro motivo per cui devo fare veloce, e quindi insomma, ecco, quindi niente, quindi diciamo che una puntata non c'è stata, e poi vabbè, ripeto, forse non avrei mai avuto manco di che dire, perché comunque diciamo che essendoci, tra parentesi, qua un pochino più freschino invece rispetto a di là invece era più caldo, e pare assurdo, ma è così. E forse perché diciamo sì, ho beccato il sole, ma ho beccato il sole prima, e quindi forse adesso un po' meno, e sì, beh, adesso sicuramente molto meno, e quindi vabbè, quindi insomma ieri è andata così, insomma ci siamo fatti questa scarpinata, diciamo. E vabbè, diciamo che c'è stato, insomma, ecco. E dice, perché non hai fatto una puntata, perché non hai registrato lì? Vabbè, uno perché diciamo che avrei dovuto coinvolgere la mia compagna, cosa che preferisco non fare, e, ma non perché me ne vergogno, sia chiaro, perché so che dopo cioè vabbè, poi lei non mi inquadrare, per cui insomma sarebbe totalmente inutile, diciamo, sarebbe una puntata assurda, per cui anche no, e quindi vabbè, quindi no, nel momento che magari potevo farlo, purtroppo diciamo che ero sorvegliato a vista, per cui no, e quindi morale a favola, no, non ho avuto proprio il modo, ecco, oltre al fatto che tra parentesi quella zona dove stanno soprattutto i miei fra virgolette suoceri è un punto dove internet non prende un cazzo, quindi morale la favola, che succede, cioè ma nemmeno tanto il segnale del telefono, proprio Vodafone prende quasi un cazzo, e poco altro, anche gli altri tra parentesi, non è che altri operatori vadano meglio, e quindi insomma il telefono, vi do anche questa cosa, quando non prendono un segnale internet, e quindi stanno lì che ricercano, si scaricano, che è una bellezza, per cui no, per cui diciamo che è un casino, e niente. E quindi insomma, cioè, sostanzialmente dopo un po' che stavo lì mi sono accorto che c'avevo il telefono che era scarico, nonostante durante il viaggio l'avessi messo in carica, era in carica, non era in modalità hotspot, per cui insomma diciamo che comunque vabbè, non lo so, sicuramente anche questo telefono incomincia a avere i suoi problemini, diciamo che mi preoccupa un po' doverlo cambiare, perché a parte perché ci sono tipo applicazioni tipo quelle lì, diciamo l'home banking delle poste, che è una roba tremenda, quando devi cambiare telefono ti fa impazzire. Ma secondo perché io diciamo che mi trovo abbastanza bene con la tastiera fisica a zuerti, perché non è QWERTY,
diciamo che mai mi ci trovo, cioè diciamo, l'ho preso apposta questo telefono, ho cercato tanto e purtroppo non lo fanno più. Io sto aspettando, sperando, più che aspettando, sto sperando che esca fuori, che il priv mi pare, una roba del genere, insomma, diciamo, no, il Key 3, non il priv, il Key 3 ha ammesso che mai veda la luce, perché insomma, boh, diciamo che BlackBerry, diciamo che gli anni che erano, comunque era insomma un telefono ricercato. Adesso cioè c'avevi quello, eri in top manager. Adesso invece vabbè, adesso lasciamo perdere, diciamo che adesso non lo so, forse adesso l'iPhone, quelli che hanno i capoccioni, e quindi vabbè, diciamo che così è andata. Cose che volevo dire oltre a questo, insomma, la puntata di ieri che non c'è stato, niente, che domani terminiamo le ferie, nel senso oggi è l'ultimo giorno, oggi c'è anche lunedì dopo film, cosa molto importante, e quindi questo, quindi che dire, e quindi boh, e cosa che mi veniva da dire è per esempio che diciamo che siamo in attesa ormai snervante, sinceramente non ne posso più, dell'arrivo del famoso tecnico di mercoledì. Spero con tutto il cuore che riesca a portare i cavi almeno al primo piano, no, cioè non almeno al primo piano, punto, cioè nel senso, se proprio va bene anche qua, però diciamo che prediligerei di sotto, cioè, ma proprio la grande. C'è anche da dire che boh, forse, ma no, perché cioè sto pensando se magari lasciarlo anche qui. Preferisco più lì, perché almeno è più facilmente raggiungibile, diciamo che no, beh, stavo pensando al server, se invece magari forse potrebbe essere spostabile qua, ma boh, direi anche no. E sta di fatto insomma che ecco, spero che si riesca a portare giù il primo piano, perché lì c'ho sia il computer mio sia il server, e quindi a quel punto diciamo che portando il router lì c'ho tutto lì, c'è un cazzo da fare, cioè nel senso che comunque il computer gli entra direttamente diciamo la rete dal router, e quindi diciamo che sicuramente dovrebbe essere la situazione migliore, quindi non passiamo per il power line, che comunque è sempre un qualcosa in mezzo che non mi piace, insomma, ecco, vorrei che quello, il power line, fosse riservato solo alle cose che alla rete mesh, insomma, robe che non è così indispensabile che siano collegate direttamente, ecco. E lo spero con tutto il cuore, poi vediamo mercoledì, però ecco, diciamo che finora sto pensando tutte le soluzioni possibili, e
sinceramente sto diventando idrofobo per questo, perché insomma perché è un po' un casino, insomma, ecco. Comunque devo dire che insomma cose, insomma, diciamo che adesso internet, diciamo che a parte l'altro giorno che si era piantato, quella lì, insomma, rete cablata, però ecco, c'è, cioè, il vantaggio di avere più linee è quello, cioè muore uno, comunque non sei senza internet, insomma, ecco. E per cui, diciamo, questo è più che ottimo. L'altro giorno, ieri. E quindi, insomma, perché quando sono tornato ho trovato che c'era sostanzialmente, stava andando solo con... No, ma forse stava andando, mi sto dicendo una cazzata. Vabbè, comunque, insomma, sta di fatto che, vabbè, è un po' così. E quindi, vabbè, diciamo che domani, essendo al lavoro come al mio solito, penso che non avrò tanti pensieri, insomma, ecco. Quindi, vabbè, quindi, insomma, buona sostanza, vi ho fatto questa puntata, registro a quest'ora e... perché in buona sostanza oggi c'è sia lunedì Dufim sia fra poco, e infatti anche per quello forse da caso che stacco, e insomma devo fare un salto da una parte e non vi dico niente, ma non perché, quasi più per scaramanzia, perché insomma vedo che questo mese non è iniziato bene e non temo che non finirà altrettanto bene, e per cui insomma non finirà altrettanto bene, cioè non finirà bene, ecco. E quindi insomma, anche perché tra parentesi, l'altro giorno, forse non l'ho detto, praticamente è venuto meno quel discorso del dover andare, insomma, in quel dell'Umbria il 10 di luglio, se non vado errato, 9-10 luglio, insomma, ecco, anzi devo dire ancora i fiori, vabbè, e quindi insomma un po' così, e quindi sì, perché sostanzialmente non c'è la dottoressa che sostanzialmente dovrebbe avere in cura, e per cui insomma non ha alcun senso andare giù, per cui insomma un po' così. Ora morale a favola, vediamo un po' l'otto come di sentire, insomma, fare vedere un attimo quanto diavolo c'è, considerando insomma che vabbè, diciamo che comunque mi faccio la settimana, perché comunque vedevo anche oggi ho mesi di ferie tra ore, giorni, batticuore e robe varie, per cui sostanzialmente per non trovarmi come questo anno e dover fare mesi di ferie di corsa, piuttosto preferisco insomma sfruttarle e farle, e quindi vabbè, quindi così. E che volevo dire, ultimissima cosa, io oggi vedevo un articolo, una roba, e proteste perché insomma sostanzialmente c'è un imprenditore, poi non ho capito di che ramo, però vabbè, sempre stato scusato come imprenditore, per cui sarà un imprenditore di qualcosa, e veneziano, che insomma è sostanzialmente agli arresti, è stato anche in carcere, in condizione ovviamente non nella casa circondariale come dicono qua, di qualche posto con TV color eccetera, e qualche posto qua in Italia, ma diciamo che stava insomma carcere di Sudan, che diciamo sicuramente hanno un concetto, diciamo, della detenzione in carcere, diciamo, non proprio uguale a quella, diciamo, di paesi cosiddetti orientali, cosiddetti mondo civilizzato, ecco, e quindi insomma
questo sta ancora, diciamo, più o meno adesso è stato, credo, spostato agli arresti domiciliari, insomma, così almeno quantomeno, insomma, sta in un albergo, sta a casa, sta insomma a qualche parte, ma non sta più quella latrina che era praticamente la sua cella assieme ad altri, insomma, un caldo bestia, robe del genere. E vedevo, insomma, cose, poi andiamocela a prendere, ecco, cose così. Io pensavo una cosa, ma come mai in questo mondo ci sono paesi come, per appunto, gli Stati Uniti, come Israele, come anche altri che mi vengono in mente, che hanno grandissimi servizi segreti che fanno il gran cazzo che vogliono. Possono fare sempre il gran cazzo che vogliono, guai a dire, ma quegli esseri fanno cose che non devono fare, eccetera, eccetera. Mentre i nostri, che sono grandissimi, no? Ha risaputo di tutti, i nostri servizi segreti sono i migliori al mondo, eccetera, noi siamo sempre i migliori al mondo, si sa com'è, cioè, abbiamo conti che cadono, ma noi siamo sempre i migliori. C'è sta logica che fa veramente schifo, perché insomma non dico uno deve sempre parlare male, ma nemmeno deve sempre lodarsi di cose che poi non sono così vere. Ecco, io non capisco, per esempio, perché i nostri servizi segreti non si possono mandare, no? Visto che sono i migliori al mondo, prendere di peso, portare via sto robo, perché palesemente, insomma, cioè, a me piacerebbe tanto capire per quale cazzo di motivo sta lì, per quale motivo è stato messo in carcere. Però se è veramente ingiusto, come dicono, no, beh, prendetelo, cioè al nostro cittadino, no? No, noi no. Noi dobbiamo sempre farci mettere i piedi in testa da tutti, un po' come Zaki, come Patrick Zaki, come è successo con Giulio Regeni. Successe cose, ma noi non possiamo mai, gli altri possono sempre fare il gran cazzo che vogliono, noi non possiamo mai, noi dobbiamo sempre stare lì a pregare in ginocchio. È come cose che dicevano, come il fatto, per esempio, a suo tempo delle compagnie telefoniche, in cui c'era il ministro chiede, no, il ministro non deve chiedere, il ministro deve avere, punto, basta. Cioè, il ministro arriva là e mi dice, vedete, questo è il contratto con il quale vi abbiamo dato la possibilità di mettere vostre antenne, ecco, bene, o fate come diciamo noi, o altrimenti noi prendiamo il nostro esercito, i nostri militari che stanno nelle caserme ad allenarsi, ecco, li facciamo allenare direttamente contro le vostre cazzo di antenne, ecco, vi facciamo tirare giù, perché da domani sono diventate illegali se voi non fate quello che diciamo noi. Ecco, un po' di cose, no, invece noi ci caghiamo sempre addosso e dobbiamo sempre chiedere, implorare e supplicare le persone e gli stati, ma anche le aziende private, noi dobbiamo supplicarle, mai che si fa vedere lo Stato, la vera potenza dello Stato, il quale dovrebbe essere l'unico detentore della forza, no? Invece no, invece noi diamo sempre, speriamo sempre nella bontà. La bontà non è di questo mondo. Ah, ecco, vedevo una cosa a proposito, vabbè, quindi ho pensato anche alla cosa, per cui non capisco per quale cazzo di motivo non si prende e non si va là a prenderlo con anche la forza, sparando anche, porca puttana, facendogli vedere chi cazzo è che comanda, oh, facendovi vedere che voi che cazzo siete, ma chi vi conosce, ma voi siete uno Stato che non ha ragione di esistere, perché è creato solo perché ha fatto comodo ai vari Stati europei, ecco. Per cui che cazzo volete? Ecco, no, noi dobbiamo sempre cagarci addosso. Lasciamo perdere, ma a prescindere, anche con qualsiasi altro stato, ecco,
ripeto, come per esempio è successo la strage del Cernis, è uguale, c'è lì, no, devono essere cosa erano, no, prendiamo i militari, prendiamo Pennarecchia, per di loro sbattiamo le nostre carceri, non esiste, no, noi no, noi dobbiamo sempre implorare, sempre cagarci addosso, lasciamo perdere. L'altra cosa è, a proposito, ecco, non vedevo la cosa, vedevo ieri c'era un documentario, una roba su non so quale parco africano, e vedevo sostanzialmente, voglio dire, allora c'era un sacco di erba, a proposito del fatto che ma non è più che altro contro questi vegetariani eccetera che ce l'hanno, che cosa, no, più che altro, cioè, ma se a te non ti piace non rompere le palle agli altri, perché devi dire ma l'uomo non è fatto per mangiare la carne, ma quando mai, ma perché dici ste robe, ma perché devi dire ste cazzate, oltre al fatto perché in natura noi possiamo mangiare altro senza uccidere altri animali, ma gli altri animali da loro si ammazzano senza problemi, mi stanno lì a cosare, pure ce l'avrebbero da mangiare, pure potrebbero mangiare un bel frumento, potrebbero mangiare brucare l'erba, no, se vanno lì addosso all'ognù, poveretto sta lì che muore tra atroci sofferenze, perché penso che gli arriva un leone che se lo mangia vivo, penso che, cioè, non penso, no, non gode, vi posso garantire che non gode, eppure non penso che sta lì il leone, dice, ah, cazzo, però potrei mangiare una bella mela, sta lì, se mangia gli frega una sega, ecco. Poi dopo, se mi dite a voi, allora tu prendi una gallina e ammazzala, beh certo, c'ho le mie difficoltà, magari la prima volta, immagino come la che ne so, la mia suocera, in virgolette, hanno le galline, eppure le galline, quelle che mangiamo, sono le loro, e non penso che gliele ammazzi qualcun altro, ecco, voglio dire, cioè... La vita è così, purtroppo la vita è così. Io sta cosa che no, ma perché gli animali in natura, ma gli animali in natura gli frega la sega. Devi capire che in questo mondo è fatto per gli stronzi, è fatto per le teste di cazzo, è fatto per chi è uno stronzo. In teoria lo Stato dovrebbe regolare questa cosa, cioè dovrebbe, come dire, mettere, diciamo, bastonare gli stronzi, renderli meno stronzi, e invece purtroppo il nostro Stato, per esempio, agevola chi è un fuorilegge, che è un testa di cazzo, ecco. Però sappiate che in questo mondo di per sé, lo stato di natura è fatto per le storpelle di testa di cazzo, è fatto per chi non si fa problemi, per cui perché cazzo deve romperci i coglioni, questo è riferito, insomma, a chi ce l'ha, vegetariano, perché la cosa è, perché la sofferenza degli animali, vale a dire a ognuno allo stato di natura quanto invece gode a essere mangiato un leone, ecco, è andata a dire un leone se tra un frumento e l'ognù cosa va a mangiare, vabbè. Quindi ecco, volevo dire quest'ultima cosa che ci pensavo questa notte, quindi con questo io termino il cosa a parlare e termino anche il tempo, perché sono ben le 5:30 e quindi io devo prepararmi per andare dove devo andare, e voi dove dovete andare? A cliccare sul pulsante per seguirmi, e noi ci vediamo alla prossima puntata.